Sindaco, intanto le chiedo qual è la situazione a Colli al Metauro. Noi abbiamo avuto un deceduto purtroppo 15 giorni fa, un anziano di Tavernelle, ma da allora gli altri casi, sia quelli ricoverati, sia quelli a casa, che sono per la maggior parte seguiti a casa, non hanno attualmente situazioni di particolare gravità. I casi attualmente sono una ventina, non sono tantissimi, quelli conclamati, e c'è una situazione abbastanza sotto controllo, grazie anche ai medici di famiglia, grazie al lavoro che tutti quanti come comunità stiamo portando avanti insieme alle istituzioni. C'è una situazione purtroppo che vi annuncio un po', tra virgolette, in anteprima, perché è di queste ore. E non entrerò in troppi particolari perché è nella fase iniziale conosciuta da poco e non sappiamo ancora giudicarla, spero che non sia troppo grave, però riguarda, ahi noi, una casa di riposo del nostro territorio, una casa di riposo privata dove ci sono una cinquantina di ospiti. Purtroppo da ieri sono stati riscontrati diversi casi all'interno di persone con febbre. Una persona è anche stata ricoverata da ieri e purtroppo proprio poco fa ho saputo che è stato fatto il tampone ed è positivo. Quindi deduco, temo che possano esserci altri casi all'interno di questa casa di riposo. So anche di un altro ricovero che è stato fatto proprio oggi in giornata. Ho parlato con l'ASUR, ho chiesto i tamponi insieme ai medici di base che operano in quella struttura. Ho chiesto i tamponi a tutti gli ospiti, a tutti gli operatori, anche per capire un attimo quanto sia o meno grave la situazione e come si può far fronte isolando magari giustamente chi sta bene, che sono ancora in maggior parte, speriamo che continui così. Intanto è possibile aiutare le persone in difficoltà con dei buoni spesa. Chi può fare domanda e come? Dove può far richiesta chiunque si sente in qualche modo danneggiato da questa situazione. Poi le domande ovviamente vanno vagliate dai servizi sociali, ieri ne sono arrivate circa 150 e già da oggi, tra ieri e oggi, circa 150, già da oggi pomeriggio sono iniziate le consegne a domicilio dei buoni spesa da parte dei volontari della Protezione Civile, ai quali abbiamo anche fornito l'elenco degli esercenti che ad oggi hanno aderito, sono 17 ad oggi, ma sono ancora aperte le potenziali iscrizioni, quindi c'è una possibilità anche vasta di poter andare a fare spesa e quindi il servizio è nel pieno del suo andamento attualmente. Quali sono gli importi previsti? Gli importi previsti sono di 100 euro per chi è solo come nucleo familiare, 200 euro per chi sono in due nel nucleo familiare, 300 euro da 2 a 4, fino a 400 euro per chi ha un nucleo familiare superiore a 4 persone. E valgono, ecco, questi buoni per 15 giorni. Cioè uno lo prende oggi, per 15 giorni non può rifare domanda. Successivamente, se dovesse perdurare questa situazione, può tornare a fare richiesta. Poi immagino che pubblicherete tutte le informazioni dettagliate nei vari canali social e sito. Noi pubblichiamo tutto, queste cose si trovano tutto sul sito di Colli al Metauro. Poi ci sono anche dei numeri di telefono ai quali far riferimento e anche sui social cerchiamo di essere attivi il più possibile in questo senso. È possibile anche fare donazione da parte di privati su un conto corrente che il Comune ha aperto e lo troviamo sul sito di Colli al Metauro. Queste andranno a favore sia della Protezione Civile che di un conto di una base a favore dei buoni spesa. Voglio anche ringraziare molte aziende del territorio che ci stanno fornendo, fatte anche proprio all'interno delle loro imprese, mascherine e altri tipi di materiali che sono molto utili. Poi magari avremo modo successivamente di ringraziarle direttamente.